Chiara, ma quando faccio i video devo andare a braccio oppure leggere quello che devo dire? Se anche tu ti stai facendo questa domanda, questo video fa per te. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso programmi personalizzati. Lo so, parlare davanti alla telecamera agli inizi può essere un po' difficile, ti senti un po' spaesato, un po' alienato e spesso le persone cadono nella tentazione di leggere quello che devono dire da un teleprompter. Cos'è un teleprompter? È un dispositivo che ti consente di leggere quello che devi dire direttamente dalla camera e in questo modo il pubblico ha la sensazione di essere guardato. Qual è però l'effetto che si crea? Si crea un effetto di finzione, di poca spontaneità. È vero, la persona che parla è perfetta, fa le frasi compiute, è sintetico, però manca quella spontaneità. Ma riflettiamo un attimo insieme sul significato della parola comunicare. Comunicare significa mettere in comune. E come possiamo mettere in comune una parte di noi, del nostro sapere, con le persone che ci ascoltano, se per farlo dobbiamo leggere? Quando leggiamo, non siamo connessi con noi stessi, non siamo connessi con il nostro sapere e tantomeno con la nostra passione, e non siamo di conseguenza neanche connessi con i nostri spettatori. Siamo invece connessi con cosa? Con le nostre paure, con la paura di dimenticarci quello che dobbiamo dire, con la paura di impiegarci troppo tempo a dirlo e con la paura del giudizio. Ma allora, come puoi parlare in modo spontaneo davanti alla telecamera senza leggere dal teleprompter? Chiaramente questo presuppone il fatto che tu conosca un metodo e che ti alleni costantemente. Io utilizzo il metodo parlare chiaro nelle sue tre fasi: strategia, preparazione e allenamento. Dunque, che cosa ti consiglio di fare? Scegli un micro argomento per il tuo video, scegli un messaggio solo e sviluppa il tuo script per il tuo video intorno a questo unico messaggio. Poi chiaramente ti consiglio di scrivere lo script, ma non per impararlo a memoria, ma semplicemente per organizzare meglio le tue idee. Leggilo, rileggilo una, due o tre volte, tienilo accanto a te quando registri e magari prova a registrare a piccoli pezzi. Ti accorgerai così che sarà tutto molto più semplice e potrai anche decidere di registrare più volte lo stesso pezzo e poi andare ad assemblare in fase di editing i pezzi meglio riusciti. Magari non sarà un video da Oscar quello che ne uscirà, ma sicuramente sarà un video nel quale tu sarai più spontaneo perché non stai leggendo, ma sei connesso sicuramente di più con le persone che ti stanno ascoltando. Sì, lo so cosa stai pensando adesso, ma Chiara, ma io con il teleprompter faccio molto prima. Sì, lo so, col teleprompter fai prima, ma la domanda è: a che prezzo? Al prezzo forse di perdere la tua spontaneità e di conseguenza la tua credibilità agli occhi dei tuoi potenziali clienti? Dunque il mio consiglio è: lascia perdere il teleprompter e allena di video in video i muscoli della comunicazione. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo miglior indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri Video Public Speaking, Public Speaking Heroes e Public Speaking per Smart Worker. Ciao e al prossimo video!